occasione di una tournée, ufficiale enorme del Teatro di Genova in Sud America, sono giunto a essere presentato a un compositore di sambe nell'interno di una favela. Allora io sono stato presentato a questa comunità, accettato, e ho frequentato tutti i loro riti, notte, per mesi. E questa è stata la più grande lezione di teatro che io abbia ricevuto. Il documentario è stato presentato nel novembre 2004 alla Casa delle Letterature in Roma. Si è trattato di un convegno cui presero parte amici, collaboratori, docenti di teatro, critici, attori, e che ha voluto essere un primo omaggio e una prima forma di conoscenza pubblica della figura di Alessandro Fersen, della sua opera. Il DVD che vedrete è organizzato in capitoli. La regia, lo studio Fersen di arti sceniche, quindi la scuola, la ricerca, la biografia. A questi capitoli se ne aggiunge un quinto dedicato al convegno, cioè con immagini del convegno. Alessandro Fersen è una figura eminente della scena e della cultura italiana del dopoguerra, e la sua opera deve essere ancora adeguatamente studiata, e questo documentario vuole essere un contributo alla sua conoscenza. I materiali del documentario provengono dalle Teche Rai, i filmati provengono dalle Teche Rai. Ci sono due interviste realizzate appositamente, una a Emanuele Luzzati, una a Ferruccio Marotti. Ci sono i documenti che si trovano ora presso il Fondo Fersen del Museo dell'Attore di Genova, nonché documenti provenienti da collezioni private. Talmente forte la nostra memoria. Io sono nato russo, la Polonia non esisteva. Poi c'è stato un cambiamento di territorio e la Polonia, quella parte della Polonia in cui io sono nato, è passata alla Germania, poi all'Austria. Ogni volta i miei cognomi cambiavano perché venivano in qualche modo nazionalizzati. E così a un certo momento mi sono trovato a circa 30 anni ormai, penso, con un cognome proprio che non mi apparteneva, Feyerheisen, proprio non assomigliava niente al mio nativo, che era Feyerheisen con una Y, Feyerheisen. Allora è venuto che a Parigi, dove ho vissuto parecchi anni, me ne sono andato dopo la laurea a Parigi, perché in Italia c'era un clima politico e culturale che non mi piaceva, e allora me ne sono andato come profugo volontario, e i francesi dicevano questo nome, Feyerheisen, o va a dire Fersen. Mi sono laureato con Giuseppe Renzi, che era un grande maestro, oltre che grosso filosofo, poi dimenticato, seppellito dalla prevalente corrente idealistica, e gli ultimi libri, le ultime cose di Renzi l'ho scritta io perché l'ultimo l'ho composto io, aveva il titolo di La morale come pazzia. Per anni lontanissimi ho pubblicato un libro che era una tesi di laurea esplosiva a quei tempi, parlo del 1933, L'universo come gioco. Non dimentichiamo che lui nasce dalla filosofia e non si è mai staccato dalla filosofia, e come tutti i filosofi si pone continuamente delle domande e non trova mai le risposte a tutte le domande, anzi sono sempre dei punti interrogativi. Sono nato a Parigi e ho visto tutte le prime di Jouvet Giraudoux, tutti gli spettacoli di Gaston Batty, tutti gli spettacoli di Pito F, e così, insomma, un periodo in cui non avevo nessuna intenzione di occuparmi di teatro, ma poi tutto questo evidentemente maturato, ha accettato questa idea di Luzzati e abbiamo cominciato nel 1946. Ero stato allievo di sua moglie, della Noemi, e quindi quando dovevo andare in Svizzera
avevo chiesto, sapevo che la Noemi un po' sapeva il francese, non so, le avevo chiesto se o mi poteva dare delle lezioni di francese o se conosceva qualcuno che sapesse bene il francese. Lei mi ha detto, ma mio marito ha vissuto molto in Francia, credo che sia la persona più giusta. E allora ho preso un po' queste lezioni di francese, più che lezioni di francese, lui mi parlava di Parigi, del suo periodo, degli incontri che ha avuto soprattutto col teatro e così abbiamo fatto un po' di conversazione, un po' di qualche incontro. Poi dopo io sono andato in Svizzera, ho fatto 2 o 3 anni a Losanna e poi sono arrivati i tedeschi in Italia, sono stati tutti profughi, io sono rimasto lì, i miei invece erano nascosti nelle Langhe e a un certo punto è arrivato Fersen con la Noemi, ci siamo incontrati, era in una specie di campo di concentramento, non era un vero campo di concentramento, era una specie di villetta nel Vallese dove dovevano stare e non muoversi più di 10 chilometri. Poi dopo, a un certo punto, avevano anche la possibilità invece di arrivare a Losanna. In ogni modo, siccome ci avevano chiesto a noi profughi, diciamo studenti, di fare uno spettacolo per raccogliere un po' di soldi per i profughi, eccetera, mi era venuto in mente di sviluppare un tema che avevo già un po' praticato, che era quello di Salomone e la regina di Saba, e, però facendone uno spettacolo un po' più ricco, in modo da poter far venire della gente, far pagare, in modo da poter raccogliere questi fondi per i profughi. E allora mi è venuto in mente che forse Fersen poteva essere la persona giusta per scriverlo, dato che sapeva bene il francese, che aveva frequentato il teatro, e sono andato da lui a dire, guarda, noi vorremmo fare questo spettacolo, tu ti senti di raccontarlo, in qualche maniera, magari noi lo facciamo come mimi con le maschere e ci saranno 2 lettori che raccontano questa storia, se tu ti senti di scriverla. E infatti lui ha buttato giù questo primo testo che era una lettura, c'era Guido Lopez, il figlio di Sabatino Lopez, che era uno dei lettori, l'altro era Livio Zeller e poi c'era tutto questo gruppo di mimi, fra cui anche Aldo Trionfo, dicevo, che con le maschere da animali, perché era una leggenda che Salomone invitava tutti gli animali e la regina di Saba arrivava con tutti gli animali della terra a rendere omaggio a Salomone, per cui c'erano tutte queste maschere di animali. In Ottambuli, nel 1950, un teatro bello, costruito da me, Luzzati, e da un barman che ha messo 2 o 3 milioni in via Veneto, nella prima partita tennis c'è ancora, poi c'è stato portato via perché non avevamo una lira. E in questi nottambuli che ricordano tutti, perché ci sono stati tutti, venivano tutti gli scrittori, ho ancora le foto, Oravia, gli attori, Gassman, Carlo Levi, era un luogo bellissimo di ritrovo dove si vedevano i numeri più avanzati della Rose Rouge di Parigi, di quell'epoca d'oro, c'era la Catherine Sauvage, insomma, voleva essere un cabaret che dietro nascondeva un laboratorio. L'episodio dei nottamboli è stato un episodio, diciamo, non riuscito, perché, diciamo, francamente, per mancanza di soldi. Il locale c'era, c'erano anche degli attori, dei mimi bravi, come c'era Claudio Lorenz, per esempio, ha cominciato lì, c'era Eliane Guyon, che era una delle mime francesi più importanti, veniva da Decroux, ma sono passati anche vari attori, non mi ricordo, Cesco Ferro, altri,
attori abbastanza importanti, anche Fiorenzo Fiorentini, per esempio, veniva in Ottamboli, perché c'era un miscuglio di cose. Catherine Sauvage, che cantava delle canzoni francesi, forse il primo cabaret in Italia dove cantavano delle canzoni francesi, perché le due sorelle Egri, la Susanna e la Marta Egri, che poi ha sposato De Bosio, venivano lì. Dopo due grandi successi teatrali, ho incontrato un ex compagno di università che si era messo a fare il produttore, mi ha detto: vuoi fare un ruolo? E allora ho cominciato. Mi ha offerto 40.000 lire al giorno, io non avevo le 1.000 lire per niente. Giorgio Colli, presocratici, questo è il libro di Chevet, è stato un mio grande amico, stavamo proprio da 30 anni, siamo amici e conducevamo, io parlo ancora al presente perché è una perdita a cui non mi so rassegnare, conducevamo un dibattito ormai trentennale di filosofia, di alta filosofia, e ci apprestavamo proprio in questi ultimi mesi a varare una grande rivista di cultura europea. Ogni tanto si parlava, però non so fino a che punto era di quello che stava scrivendo, di quello che aveva in mente di scrivere o di quello che aveva già scritto. Non è che mi raccontava: oggi ho scritto così, 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 così. Questo libro che non è mai stato finito, credo. Adesso io non so se è più di uno, o per me è uno infinito. 'Basta scostare un po' di sabbia e tutta l'archeologia dell'uomo riappare intatta. Volendo studiare la natura del teatro per capirci qualche cosa, e cosa fa uno? Risale alle origini. È a questo punto che entra in laboratorio l'antropologia. Antropologia perché? Perché l'antropologia è in grado di fornirci delle informazioni oggi molto accurate su quella originaria forma di teatro che è la ritualità. Praticamente si tratta di un itinerario che dura da 20 anni, un itinerario di ricerca compiuto dallo studio Fersen, che ha un'unica direzione, la discesa nel profondo, descensus ad infera, ha detto Adinola, molto giustamente, perché si scende nell'inferno. Sono partito dalla constatazione che in tutta la ritualità d'origine, ma anche in quella evoluta, esistono oggetti simbolo, oggetti rituali che, fissati o manipolati dai credenti, da quelli che partecipano al rito, hanno il potere, questi oggetti, di scatenare stati di coscienza estremamente profondi, stati di trance. L'uomo che si immedesima nel Dio perde coscienza della propria identità, accantona il proprio Dio privato, entra in uno stato di trance. È il Dio che parla per conto di lui, è il Dio che danza, eccetera. Bene, nella nostra cultura noi non abbiamo oggetti simbolo validi per tutti, il nostro orizzonte culturale è tutto frantumato e non possiamo ricorrere a dei simboli significanti. Allora noi siamo ricorsi a una serie di oggetti. Partendo da un'ipotesi di lavoro, che al di sotto di questa operazione teatrale esista una struttura psichica la quale presiede alla vita teatrale, la guida tutto, una struttura psichica che dovrebbe restare, teoricamente questa ipotesi, sempre uguale a se stessa, ma che oggi in qualche modo è caduta in disarmo. Ho fatto leva su alcuni meccanismi
alcune dinamiche interiori che sono dinamiche oniriche, dinamiche rituali. In realtà si instaura tra di loro una specie di campo magnetico, un campo di forza, ed è un tessuto emotivamente così fitto, così compatto, che io, persona estranea, ne resto escluso, ne resto emarginato. Qualcuno ha parlato qualche volta di un'ombra grigia. Questa è stata la percezione vaga che ha avuto di me. Nient'altro. Esiste il neodramma parlato, il primo che si è sperimentato decine di anni fa, in cui l'attore parla, piange, ride, parla con delle presenze che lui ha perse e noi non apprezziamo, delle allucinazioni. Non fatemi del male, io non ho fatto niente. Io... Lasciatemi, io non ho fatto niente. Perché non mi lasciate? No. Perché non mi lasciate? Però quando poi si scende in profondità, la parola pace subentra la visione. Esistono stati d'animo così intensi, così profondi, che la parola si rivela insufficiente, inadeguata a tradurli nel proprio tessuto concettuale. Quello che caratterizza lo sciamanesimo, ma anche il neodramma, è la visione, la visionarietà, che è una delle grandi origini della conoscenza. Siamo alla sorgente della cultura mitica, religiosa, se vogliamo, profetica, e non assolutamente non c'è riferimento a una istintualità qualsiasi. Non siete a teatro, non assistete a uno spettacolo, ma a un esperimento. Un esperimento dove non c'è trama, non ci sono storie, sì, ci sono le storie segrete di ognuno degli attori di cui noi non abbiamo il codice e che verranno dimenticate perché alla fine del neodramma, di questo stato di trance, loro, come gli uomini primitivi, non ricordano normalmente più nulla. Io credo che il neodramma sia vero teatro, cioè che debba veramente rivestare internamente, come avviene col vero neodramma, lo spettatore. Possiamo anche non chiamarlo teatro, perché è proprio ormai lo stesso, sono al di là, sono in una specie di post-teatro. Qualche cosa che io non conosco, ma nei riguardi del quale oggetto sconosciuto io indico degli itinerari. Allora, dovete provare tutte le sensazioni che si provano in un risveglio in riva al mare. Si parla molto di crisi di teatro, ma il teatro invece appare come una cosa estremamente viva quando si entra nello studio degli attori, quando si entra nell'ambiente in cui questi attori vengono formati, soprattutto se sono giovani. Siamo nello studio del professor Fersen, qui a Roma, che è uno studio molto noto nel mondo ormai per il particolare metodo che usa nell'impostare la formazione dell'attore. In questi giorni c'è stata una conferenza a spettacolo sulla tecnica psicologica dell'attore. Professor Fersen, può spiegarci in che cosa consiste questa tecnica dell'attore? Beh, è una tecnica che si propone di mettere in contatto l'attore con il proprio io profondo, attraverso una successione di esercizi basati sull'improvvisazione. L'attore si abitua a rimuovere tutti gli ostacoli di natura esteriore, convenzionale, che si frappongono alla libera espressione della sua personalità. Timidezze, abitudini di mestiere, controlli cerebrali. E in questo modo giunge a, lentamente, naturalmente il corso dura 2 o 3 anni, giunge veramente ad esprimere la propria originalità d'artista nel modo più completo e più autentico. Allora, vi trovate in una agenzia di navigazione aerea di notte. È avvenuto un disastro,
Si sa che ci sono dei sopravvissuti, la lista dei sopravvissuti ancora non è arrivata. Ognuno di voi ha un congiunto che viaggiava su questo aereo. Aspettate notizie. A New York esiste l'Actor Studio di Elia Kazan, come tutti sanno, che è veramente la scuola di recitazione più importante che c'è in tutti gli Stati Uniti e forse nel mondo. Ed è da questa scuola che sono usciti attori come Montgomery Clift, Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroe, Ben Gazzara, Susan Strasberg e tanti altri. Qui in Italia, a Roma, da tempo esiste l'Actor Studio di Fersen, regista, scrittore, saggista di teatro. Questo Actor Studio ha lo scopo naturalmente di preparare i giovani al teatro, prepararli seriamente, tecnicamente, e questo studio, così come quello americano, accoglie anche gli attori già professionisti che ogni tanto sentono il bisogno di ritemprare le loro qualità tecnicamente. Ma noi questa volta siamo venuti qui all'autostudio per questo fatto. Oggi, da pochissimo, si è aperto un corso psicotecnico. Che cos'è, che cosa vuole essere? Ve lo dirà appunto Fersen, che è il direttore di questo autostudio. Beh, più che un corso psicotecnico, è un osservatorio psicotecnico. Noi sottoponiamo tutti gli aspiranti allievi ad una serie di esami psicologici, mimici, vocali, che stabiliscano le loro attitudini. Stabiliscano le loro attitudini in campo drammatico, in campo teatrale, cinematografico, cioè ci dicano se sono tagliati per il dramma, per la farsa, per la commedia, per lo spettacolo musicale, per il cinematografo. E in base a questo poi indirizziamo questi allievi ai vari rami di studio. Sono 5 anni che ti amo e non riesco ancora a credere negli occhi, vedi? Ed è aperto, amo, è aperto, ai miei occhi è aperto. Vedete, perché è tutto sullo stupore, sulla mancanza di risposta, e quindi è una domanda implicita, proprio connaturata alla battuta.
E allora, sono 5 anni che ti amo e non riesco ancora a credere ai miei occhi. Tu diventi, tu, qui se volete più piano. Ma giallo è, no, no, non lo dice per adesso, più piano. Tu diventi, tu, sospensione dopo il tu, tu diventi sempre più bella. Lentissimo, se ce la fate, lentissimo, diventi sempre più bella. Il palcoscenico mi sembrava di sapere tutto. Anche nelle regie, nel movimento, lui sapeva coniugare benissimo la parola col gesto, ma allora non era neanche tanto di moda, allora era il periodo, voglio dire, degli attori come Gassman, e compagnie abbastanza importanti, il Piccolo di Milano, stava nascendo Strehler, ma anche con Strehler la parola era molto importante, anche se poi Arlecchino serve di due padroni, magari c'entra la mimica, c'entra anche molto, ma in un'altra maniera. Invece negli spettacoli di Fersen c'era un aspetto, chiamiamolo coreografico, però è molto di più che coreografico, molto molto importante. Lui aveva questo senso del gesto e anche dell'impaginazione teatrale dell'attore, che allora non era forse molto capito. Situazione di energia verdade, genere, e per cui
gente fa altro, non c'è di altri signori, queste donne cercano di rivendicare ancora un desueto, plus privena, plus diritti, che sono parte della servitù della greve. In questa situazione sorge La compagnia del Teatro Stabile di Bolzano ha debuttato questa sera al Teatro Valle di Roma con una commedia dello scrittore ungherese Peter Müller dal titolo Spudorata Verità. Si tratta di un testo con radici nella cultura mitteleuropea estremamente attuale che affronta con graffiante ironia i meccanismi assurdi della giustizia. La spudorata verità che emerge da quest'opera teatrale è una verità cinica, amara, fatta degli egoismi e dei compromessi degli uomini. Ieri come oggi, troppo spesso disinteressati ai problemi degli altri, della collettività. Cartuccio, e ha colpito due piccioni, due innocenti piccioni. Povere bestioline! È colpa vostra! L'amore represso trasforma l'uomo in una belva sanguinaria. Dite, perché, secondo voi, Nerone ha dato fuoco a... Tra gli interpreti, Luigi Pistilli, Franco Giacobini, Carla Romanelli, Giovanni Poggiali, Torivio Travaglini. La regia è di Alessandro Fersen. La scenografia è firmata da Lele Luzzati. Basta un fiammifero! Gesù Maria! E ora liberatemi da questo inferno! Ma cosa volete? Il vostro corpo! L'anima se la tenga pure vostro marito. Spacciato! Per assistere a questa prima teatrale è giunto in Italia l'autore Peter Müller, che in passato ha collaborato con Luchino Visconti e ha partecipato alla realizzazione di telefilm e sceneggiati televisivi prodotti dalla Rai. Ma chi si è permesso di chiedervi un favore del genere? Il signor Auguste Frier. Auguste Frier? Il procuratore del re? Sì. E perché ve l'ha chiesto? E che ne so io? Da molti anni, e diciamo da 30, Alessandro Fersen, senza cercare il successo, con umiltà, si dedica allo studio, alle ricerche sul teatro. Ha anche dato vita al primo laboratorio teatrale italiano, dove ha formato un numero impressionante di attori. Ecco un suo commento a quest'ultima esperienza di regista. Quest'anno il Teatro Stabile di Bolzano ha scelto una novità assoluta. E questo è un fatto da notare, anche perché sintomatico, direi addirittura polemico, nel senso che normalmente ci si adagia nei grandi classici, Shakespeare, Pirandello, Brecht, sono bestseller che vanno sempre bene. Noi abbiamo rischiato con una novità ungherese. Questa spudorata verità è una satira grottesca e kafkiana della giustizia, dell'amministrazione della giustizia, particolarmente attuale, pregnante, graffiante per la situazione in cui viviamo. Senti, Olga. Sì. Mettiti, oscurati bene, tutto proprio nero, si fa il pieno. Molto nero come un nero compagno. Tutto il giro, sì, completamente. Perfetto. Il bianco sì. Sembra che vada bene. Sì. D'accordo. Deve dare l'idea di queste occhiaie tremende, sì, no? Sì, 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 sì. Proprio sembrare una suocera. Il pallore è giusto? Per allora, bianca? No, giusto così. Va bene. È arrivata a Roma al Teatro delle Arti La Fantesca di Giovan Battista Della Porta, edizione dello Stabile di Bolzano, regia di Alessandro Fersen. La scelta di un autore del tardo Cinquecento, un autore che da un lato risente del gusto letterario legato alla commedia di Plauto, ma nello stesso tempo è sensibile agli umori della vita, ai rumori della strada, è certamente una scelta che sottolinea il sapore popolare che c'è dentro gli intrighi, le finzioni e i travestimenti di cui è ricco questo congegno comico. Fioretta? Eccomi, padrona mia! Dirai primieramente ad Alessandro mio sì? Che vorrei mandargli mille saluti e consolazioni. Ma non posso, che non ho né salute e né consolazione e mal posso partir seco quelle cose che non possiedo.
Francesca non è altro che un bel giovanotto, si chiama Essandro, che si traveste da domestica allo scopo di poter abitare nella casa della sospirata Clelia. No, come no? Oh, sì, egli pensa che la sua vista e gli spiriti miei prendono l'alimento della loro vita e che mancandomi la sua vista mi mancheria la vita. Naturalmente si sviluppa una vicenda piena di guai a catena, anche perché della Fantesca, ossia del giovanotto vestito da donna, si innamora scioccamente il padre di Clelia. Ahimè! Che ho veduto! Che hai tu veduto, Traditoraccio lurido! Vecchio rimbambino! Ah, 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 una barba no! Donne fresche, volevi, roba per forza! Ma ti farò vedere io, per forza, Tua Per fortuna giunge in tempo lo zio di Essandro, che volge a lieto fine questo bel pasticcio prima che i guai diventino irreparabili. Bel fanciullino, innamorato galante, valente gallo che vuol calcar due galline e ha un piede nella fossa e l'altro nel cataletto. Io ti prego che m'ascolti e vedrai che non ti ho offesa come credi. Lui aveva un senso, diciamo, coreografico. Non ha mai fatto coreografie né per balletti, però sapeva muovere i personaggi in una maniera straordinaria. E questo, in tutte le sue regie, questo credo che era uno dei segni che ha lasciato di più, anche nei classici. Mai trovato una persona che sapeva usare l'oggetto come sapeva usarlo Fersen. Se io gli davo un tavolo, lui non me lo usava solo come tavolo, lo girava dall'altra parte, diventava una casa, poi diventava un'altra. Solo con Trionfo ho trovato qualche cosa, ma non dissimile. Anche Trionfo sapeva usare molto bene gli oggetti, ma in un'altra maniera però. Thank you.
Genova non credo che avrebbe saputo così, dirigere un teatro, sapeva forse come poteva essere diretto un teatro, ma non voleva neanche perderci troppo tempo, avere a che fare con le paghe, con dirigere un teatro vuol dire anche avere a che fare con l'amministrazione, con tante altre cose. Forse bisogna vedere chi c'era a Genova, eccetera. Con Chiesa non è che aveva un ottimo rapporto, dico, non, anche se ha fatto due o tre spettacoli allo Stabile, ma non hanno mai molto legato. Sono due giorni che l'accusa di Stato porta contro Curte nel complesso delle prove raggiunte. Prove inutili, ha detto la banca civile. Il mostro è confesso, dunque giustiziamolo e non ricordiamolo più nemmeno nel nome. Chi è il mostro? Ce lo dice Salvato Cappelli, autore della novità Il Diavolo Peter, che si rappresenta al Piccolo Teatro di Genova. Un uomo che vive a condizione esclusivamente di cittadinanza. Tino Buazzelli è il procuratore generale. Il procuratore generale che si distacca un po' dagli altri perché cuba una certa crisi e non sa giudicare il mostro, ossia Peter Curten, perché all'ultimo il lavoro dice questa visuale battuta, è più che un atto di giustizia, è una liberazione, ossia la pena di morte che gli chiede agli altri. Per Peter Curten è un atto di giustizia, non è un atto di giustizia ma soltanto una liberazione del genere umano dai suoi distruttori naturali che sono questi esseri mostruosi, insondabili, e praticamente indubitabile. Salvato Cappelli è la sua prima esperienza come autore teatrale. È emozionato di questo? Sì, e insieme no. No, perché conto moltissimo sugli attori e sul regista Ferzen. Gli attori sono stati veramente e sono veramente meravigliosi. Mario Chiari che ha disegnato le scene, Bode Matteis, i figurini, è tutto perfetto. Sì, in quanto per la prima volta sento parlare di qualche cosa che io sono solamente scritto. Notevoli le difficoltà incontrate dal regista Alessandro Fersen nell'allestimento di questo complesso spettacolo. La difficoltà dello spettacolo consiste nel fatto che esso si svolge su due piani, uno in reale e uno in reale, piano delle rievocazioni, con enormi difficoltà sul piano acustico, sul piano dell'illuminazione, sul piano del costume, quando gli attori devono vivere con molto cambiare costume, la nostra struttura di loro stesso anno. Del primo spettacolo che ho fatto, Lea Lebovic, uno spettacolo scritto da me, una leggenda hassidica dell'Europa orientale, Silvio D'Amico ha scritto esperienza teatrale di prim'ordine. Abbiamo concepito, diciamo, la Lea Lebovic, pensando proprio che facendo un teatro su una leggenda ebraica ci avrebbero di più accettato piuttosto che se avessimo fatto la locandiera di Goldoni, perché non eravamo nessuno. Ora, pur essendo nessuno, ma una leggenda ebraica fatta da profughi, da profughi, da ebrei che venivano ognuno da paesi diversi, forse avremmo avuto più chance di essere rappresentati, e così è stato. Ho proposto a Spoleto, al Festival di Spoleto, a Menotti che l'ha accettato, uno spettacolo che non c'era, uno spettacolo fatto di mnemodrammi. Per sei mesi noi abbiamo ripreso in videotape questi eventi di trance e ho creato in questo modo, con i mnemodrammi, queste esperienze del profondo che superano la soglia della coscienza e si aggirano nell'oceano della trance, avvengono cose meravigliose, anche tremende, anche la violenza. Thank you.
civile vede un video che non è mai il teatro, un documento. E poi si passa così, diciamo, alla storia del teatro e tutto questo naturalmente è molto gratificante, ma oramai è esanime. Per finire il mio ricordo con Fersen gli dico buona primavera, Alessandro, dovunque tu sia. 16 aprile 1924. Oggi comincio a scrivere le mie memorie. Io mi chiamo Casimiro Feiresen-Kupczyk. Sono nato in Polonia il 1911, ho 12 anni e mezzo, frequento la seconda ginnasiale. Comincio a scrivere oggi, ma non posso assicurare per quanto tempo scriverò, perché ho già cominciato 100 volte e non ho mai finito. Mio fratello Stefano ama disegnare, io amo scrivere. Sento che devo farlo, ma non riesco a perseverare. 1 gennaio 1973. Certo, quando mi metto a scrivere tutto passa in sottordine. E anche le depressioni si dileguano. Possibile che non mi decida a farne il centro della mia vita e che continui a scrivere così a mozziconi? Morirò ponendomi questa domanda. Lo scrivere tout court è secondo me senza dubbio il filo più coerente e più resistente che ha tessuto la vita di mio padre. Non i temi di cui ha scritto, non uno stile di scrittura, non il metodo che adoperava per scrivere, ma lo scrivere, che, come ha definito già a 12 anni e mezzo, era un bisogno, sentiva che doveva farlo. 2. L'archivio Fersen è anche il più rappresentato. Entrando uno può vedere sia il quadro fatto da Maffei che la libreria di Fersen con parte dei suoi libri e la scrivania dove appunto lavorava. Siamo riusciti a dare vita prima a un DVD
che verrà presentato nella seconda parte di questo pomeriggio, che è un po' il sostituto della mostra che avremmo voluto fare, nel senso che questo ricchissimo materiale, almeno simbolicamente, è rappresentato nel percorso dei quattro capitoli che costituiscono questo DVD. I documenti parlano da soli, organizzati naturalmente secondo un percorso e accompagnati dalla voce di Fersen stesso. Nelle registrazioni radiofoniche o televisive sono stati trovati anche messi insieme documenti presi dalle teche RAI, oppure la voce di persone vicine a Fersen, apposta intervistati per questo DVD, Lele Luzzati in prima persona naturalmente, che spesso accompagna, e anche Ferruccio Marotti, che poi anche dovrebbe parlarci del rapporto fra Fersen e il Teatro Ateneo. Ricordo soprattutto quando Grotowski venne a Venezia e Fersen era molto indeciso, dato le sue posizioni, come dire, anche critiche nei confronti dell'idea antropologica del teatro di Grotowski, perché la vedeva eccessivamente, come dire, finalizzata in modo diverso da come la vedeva lui. Insomma, riuscì a rifare l'incontro fra i due, che non si vedevano da, non so, dal 64, e devo dire che fu un'esperienza molto bella, perché erano due gentiluomini che si confrontavano con, non in pubblico, questo in privato. Mi ricordo, andammo a un bar e passammo delle ore a discutere, non in pubblico ma in privato, su queste posizioni entrambe estremamente fini, in cui la laicità, come dire, più profonda di Fersen e la sacralità, come dire, più debordante in qualche modo di Grotowski si confrontavano in modo molto fine, perché Fersen appunto aveva questa, questa che è stata definita giustamente una filosofia teatrale, laddove Grotowski aveva, come posso dire, una fede teatrale diversa. Preferisce Vreinov a Stanislavski, secondo me, perché Vreinov ha quel livello di debordamento che non percepiva nella costruzione stanislavskiana. Vreinov era il fondatore del Teatro nella Vita, che portò la rappresentazione delle Tre Sorelle nella casa stessa in cui Chekhov aveva immaginato le Tre Sorelle. Questa è una premessa del mnemodramma, secondo me. La scelta di Vreinov, la scelta del Teatro nella Vita, vuol dire la scelta di essere continuamente allerta rispetto alle invadenze degli automatismi. E scriveva tanto perché doveva mantenere il livello di questa differenza, il livello di questa differenza di pensiero. È filosofia teatrale la sua per questo. La scuola era il suo luogo di arricchimento. Per questo forse non andava alle lezioni di apprendimento, alle lezioni di apprendimento, perché era il suo luogo di sospensione. Il meraviglioso del teatro per Alessandro e anche per me è la capacità di sospendere il tempo. Sicuro che l'emozione arriva a chiunque, perché è vita, e il teatro è vita, la musica è vita, l'arte è vita. Mi ero nascosto quasi, sono molto emozionato anche. Niente, io devo dire, è stato il mio maestro, e anche negli ultimi anni, devo dire, l'ho seguito in qualche modo, perché avevo la fortuna di abitare vicinissimo a lui, quindi l'andavo a trovare, e ancora dialoghi, discussioni, e poi c'ho dei ricordi pazzeschi. L'ho visto una volta alle 4 di notte in piazza Santa Maria in Trastevere passeggiare, perché lui sempre era una figura
nota a tutti a quell'ora andava, io dicevo ma maestro, ma questo usciva, e arrivò vicino a lui un pallone di alcuni bambini che stavano giocando, alcuni ragazzi, perché a quell'ora trentenni insomma che giocavano a pallone, e lui partì, mi lasciò e andò a dare il calcio al pallone. E, insomma, un'energia straordinaria che io ancora sento lì in via Garibaldi, e non mi sento di dire altro. Ecco, che dire di più, sono emozionato, sono commosso, oggi è stata una giornata intensa, insomma. Vorrei concludere con le parole di mio padre che, a pochi mesi dalla sua morte, nel 78, così definì il mnemodramma. Diceva mio padre, il mnemodramma, cioè il dramma della memoria, elaborato da Fersen, aderisce al fondo dionisiaco che c'è in ognuno di noi. Attingere all'essenza dionisiaca ed esprimerla al di fuori dei concetti, esprimerla in visioni, ecco, è lì che nasce il teatro. Ho sentito parlare di mnemodramma, per me è stata un'esperienza folgorante. Sono stata, come dire, attraversata dallo mnemodramma, in quanto non, io vedevo che lui si creava, innanzitutto lui come un radar doveva percepire se era il giorno giusto, poi si creava una certa atmosfera in questa cantina, si spegneva la luce, si riaccende, un allievo scelto da lui o che si offriva, si metteva al buio, si accendeva un faro su un oggetto scelto a caso, prestato, un orologio, un fazzoletto. L'allievo si concentrava su questo oggetto e si lasciava andare. Ho visto delle cose incredibili, ma la cosa più straordinaria è capitata a me, perché quando mi è toccato io ho avuto un'esperienza che non ha nome, che non aveva precedenti e che non ha avuto un seguito, di entrare in una realtà di memoria, di reviviscenza fisica, di un ricordo della mia vita.